Gestisco la comunicazione web per NN Editore. NN Editore è una casa editrice che nasce nel marzo del 2015, quindi adesso sono 2 anni e mezzo, abbiamo avuto una crescita importante negli ultimi anni. Ci siamo posti l'obiettivo di essere una specie di laboratorio sull'identità, quindi una casa editrice di progetto che all'interno della propria ricerca di titoli mette sempre la ridefinizione dell'identità dell'individuo nei vari contesti in cui si trova a vivere, quindi famiglia, relazioni familiari, figli, padri, mariti, mogli, amanti, anche ovviamente, eccetera. Il nostro primo titolo che abbiamo pubblicato è stato Benedizione di Kent Aruf, che poi ci ha portato quest'anno a pubblicare il suo romanzo postumo, Le nostre anime di notte. Un libro che proprio oggi, tra l'altro, è stato inserito al terzo posto nella classifica dei libri migliori del 2017 della giuria di qualità della lettura, tradotto da Fabio Cremonesi, che ha vinto per la stessa giuria di qualità il primo premio. Progetti futuri: proseguiamo la nostra ricerca di titoli sia stranieri che italiani. In particolare nel 2018 inaugureremo un progetto nuovo, Gli Innocenti, un punto di vista diverso sulla realtà da parte di persone radicate sul territorio e che stanno cominciando a trovare il proprio senso al mondo. Il primo titolo è appunto A misura d'uomo di Roberto Camurri, che è un esordio. E poi, tra gli altri, porteremo in Italia finalmente Jasmine Ward, di cui tradurremo per primo Salvare le ossa. È un'autrice che in America sta vincendo tutti i premi possibili e immaginabili, ha vinto 2 volte il National Book Award, come prima avevano fatto solo William Faulkner, John Updike, Philip Roth, ed è la prima donna a vincere 2 volte il riconoscimento. E poi proseguiremo con Sing and Buried Sing, che è il titolo più recente che ha vinto il National Book Award 2 settimane fa.